15.000 minorenni scomparsi in Italia, la maggior parte sono stranieri, 2.000 sono italiani. Scappano di casa per incomprensioni con i genitori, ma a volte quelle scomparse nascondono ben altro. È vero, cioè quando si tratta di minori, molte volte fortunatamente si tratta di semplicemente un allontanamento o una fuitina, però questo non giustifica alcuni atteggiamenti da parte delle forze dell'ordine. Io credo che le prime 48 ore sono fondamentali in una scomparsa, quindi vanno attivati comunque tutte le procedure per le indagini. Se poi la cosa si risolve positivamente, come tutti ci auguriamo, ben venga, altrimenti si è perso del tempo prezioso. L'associazione Penelope ha voluto affrontare il problema degli scomparsi in un istituto superiore barese, il Marconi. Ai ragazzi è stato spiegato quanto possa essere pericoloso trascorrere anche solo una notte fuori casa. Ma loro è stato anche chiesto un impegno civico. Una fotografia scattata per strada con lo smartphone, la segnalazione su una persona vestita proprio come colui che si cerca, possono sembrare cose da poco, invece sono fondamentali per rintracciare chi sembra sparito nel nulla.